Ciao ragazzi, ed eccoci qui con la quinta puntata di CreoCraft. Oggi cosa facciamo? Allora, prima di tutto magniamo. Allora, visto che c'ho il grano, anche da no, lo lascio ancora crescere un po' quello, ma comunque ne ho qua, ne ho ben 20. Allora, prima di tutto ci facciamo un bel panino e ci portiamo un bel pollo, così abbiamo il pranzo fatto. Però adesso facciamo colazione. No, no! Ok, adesso posso far colazione. Ok, colazione fatta, due mele. Spero che mi porta un fortuna, che non incontro creeper, mostri, mostriciattoli. Comunque facciamo il panino, se non mi sbaglio si faceva così. Ok, so ancora qualcosa, meno male. E poi dopo aver fatto un po' di panini, facciamone ancora questi e basta. Comunque dopo aver fatto un po' di panini andiamo a finire la casa. Però ci prendiamo anche il pollo, così abbiamo il pranzetto. Dimmi che c'ho del pollo, ok. Un pollo e sei panini, ma sì, mi basta il pane solo per un pollo. Ok, ok, ok. Allora andiamo fuori. Vi devo far vedere che il mio pollaio ha ciulato come non so cosa. Guardate quanti gallinetti che c'ho. Quanti polletti, pollettignau che ho. Se mi scappi fuori, minchia, ti ammazzo, ti impicco. Ho un po' di uova, vediamo un po' se c'ho fortuna. In diretta, solo per voi, vediamo se c'ho fortuna con le uova. Niente, 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 niente. Ho un pulcino, ho il pulcino, sì, pulcino pio. Ha pure l'agheggino. Ok, non so cosa ho detto. Ok, soltanto un pulcino da 9 uova, però meglio che niente. Pensate se potevo mangiare le uova, una la mangiavo fecondata, che schifo. Ok, ma gallettine, via, via dai coglioni. Oh, stavolta sono riuscito a chiudere il recinto prima che scappavate, bastarde. Ok, allora. Ah, poi ho messo due o tre alberi. No, mi sembra tre solo. Così per avere due o tre alberi vicino a casa. Adesso saliamo, saliamo e andiamo a vedere la casa, che ho fatto proprio due modifiche. Oltre che ho fatto tutto il recinto. Lo so che è brutto, però almeno so che non mi entrano mostri. Almeno spero. Ok, chiuso qua. Allora, nella casa ho fatto sta schifezza qua e non so se la terrò o la tolgo, non lo so, dipende poi dopo a vedere quando, cioè dopo quando magari ho finito la casa, vedremo se tenere questa cosa qua parapioggia oppure se eliminarla e magari farla più bella. Comunque adesso è messa lì provvisoriamente. Allora, entriamo dentro casa, che ho fatto un muro un muro che divide una stanza, un muro divisorio. Oh, non mi veniva più la parola. Comunque mi piace moltissimo ficcare il regno. Ficchiamo i regni dentro i muri. Allora, comunque mi piace molto lo stile del legno grezzo ficcato nei muri di mattoni di pietra. Cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque solo ho messo questo, ho fatto le lastre di vetro che mi è stato consigliato da uno di voi iscritti o una di voi, non mi ricordo più. Comunque anch'io avevo in mente di mettere le lastre perché sono molto più belle. Comunque è già notte e non sono riuscito neanche a far pranzo. Ok, ok, vabbè. Invece di qua non ho messo niente di che, soltanto una chest con un paio di robe dentro, proprio due o tre cose. Ah, pigliamo un po' di legno, così ce l'ho dietro. Posiamo qua, posiamo due panini, così se avrò poi fame li vado a prendere qua. Ho dato pure uno schiaffo al microfono, spero che non si sia sentito niente. E ritorniamo a casa, andiamo a dormire, poi veniamo qua. Ok, eccola qua, non trovavo più il posto. Scendiamo gli scalini. Scendi, scendi, scendi più veloce che puoi. Ok. Oh, siamo a casa, adesso vediamo se si bugga di nuovo il personaggio mentre che dorme. Sì, abbiamo visto l'interno del nostro personaggio, che brutta cosa. Ok, è giorno. E fosse anche così nella vita reale, che mi poso sul letto, dormo, sono riposato e subito dopo due secondi mi risveglio. Pensate quanti video potrei fare, pensate, pensate. Comunque, al posto di sparar cazzate andiamo a finire la casa. C'è un Enderman. C'è un Enderman, l'ho visto, guardatelo là. Guardate, è un bel cazzo. Vero che non mi attacca se lo guardo così? No. No. Non mi dire che ho fatto la cazzata più grande del mondo. Non voglio un Enderman che mi rompe le balle. Cioè, una cosa positiva sarebbe che magari mi piglio l'Ender Pearl, però... No, l'occhio di Ender.
come cazzo si chiama, però io ho paura che mi venga a disturbare, togliendo che mi ha fatto arrivare i cali, brutto Enderman, cattivo bimbo. Allora, prima di tutto facciamoci, è una merda, facciamoci una scalinata per salire sopra, almeno evito di cadere giù, di fare la torre per andare sopra. Allora, ok, siamo al piano di sopra. Come detto nella scorsa puntata, a me piacerebbe che il piano di sopra, cioè che cazzo sto dicendo? Comunque, volevo dire, il piano di sopra a me piacerebbe che fosse fatto tutto, ma proprio tutto di legno grezzo. Sperando che ne ho abbastanza dietro, ma credo di sì, ho fatto uno da 64 e l'altro da 27. Comunque adesso cercherò senza uccidermi di fare un qualcosa, però non ho calcolato l'altezza. Ma sì, l'altezza facciamola. Madonna, lo so già che adesso cade. Lo so già. Oh, no! Lo sapevo che cadevo, lo sapevo. Creo 93, che sei una merda. Sei capace a far niente? Non sei proprio capace a far niente. Dai, non è di no. Ok. Allora, così dovrebbe bastare. Andiamo indietro di uno. Ok. No, forse non basta, forse sono una merda. Comunque, adesso io qua lo volevo mettere così il legno. Dove cazzo è il legno? Lo volevo mettere così, così, dai, così e così e poi così. Ah, non sta andando a scatti, ma sono io che vado a scatti perché premo poco alla volta. Ok. Poi. Allora, no, ma porca miseria. Poi volevo mettere, non andare là, vaffanculo. Poi volevo mettere un altro cubo qui così, un coso di legno qua, poi un altro qua, ok. Facciamo così, al massimo lo cancello se vaffanculo. Sono un coglione. Dai, ce la puoi fare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Poi non so cosa sto facendo, ragazzi, però mi sto ingegnando. Sì, era quello che volevo che veniva fuori. Non so se ho detto una frase giusta o no, però vabbè, il mio italiano lo sapete che fa cagare. E allora, continuiamo qua così. Poi facciamo qua così, va. Ok, dai. Faccio un piccolo taglio. Oh, minchia, sta andando a ben 70 frame al secondo. Non ci credo, ragazzi. Mio computer si è autopotenziato, si è dopato. Comunque ci vediamo fra un po', così vi vedete quel che volevo fare. Ok, dopo circa boh 3-5 minuti di lavori e mi sono quasi di nuovo buttato giù, sono riuscito a fare questo pezzo e oppure pochissima legna. Comunque la mia idea era, adesso guardiamola dal sto tettuccio qua, era di far tutto qua di vetro, tutto qua così 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 di vetro. Lasciare il legno grezzo, poi fare il pavimento così che sembra un po' tipo assi di legno, è una roba molto figa, una cosa molto da casa di montagna. E poi vabbè, fare anche tutto qua dietro, sempre di legno grezzo. Poi qua non so, mi inventerò qualcosa, farò delle finestrelle più piccole, non lo so ragazzi, tipo io farei una cosa qua così, non lo so, perché poi sto tetto qua è veramente alto, non pensavo fosse così alto. Rovina un po' la vista, vedete, minchia. Si vede appena appena il sole, quindi qua davanti. Non lo so, non lo so, ragazzi. Mi invento qualcosa. Comunque. Cazzarola ha laggato, no? Minchia, è andato bene tutto finora. Perché ha laggato proprio adesso? Minchia, sta già arrivando il tramonto. Ma qua veramente su Minecraft il tempo passa velocissimamente, veloce. Ma se io faccio così. Faccio così con la SP montese. Faccio così, faccio così, faccio così, faccio così. Oltre che recupero delle assi, come le chiamo io. Se io vengo qua, ho già un'altra vista. Fa sempre schifo, però. Invece se io faccio così, rovino tutto il mio capolavoro. Mi sa che abbasserò questo tettuccio di un piano, così è più figo. Comunque, oh, che figata! Mezzaluna, cos'è quella roba? La mezzaluna, credo, non lo so. Non lo so, ragazzi. Facciamo Assassin's Creed, facciamo un po' di parkour. Guardate che bravo, no, in realtà faccio schifo a fare il parkour.
Poi un'altra cosa, qua dentro credo che il muro lo farò di pietra sempre, di mattoni di pietra perché mi piace. Ovviamente dividerò qua la stanza perché sennò è un po' brutta vedere qua tutto il belle assi di legno e qua un pezzo di pietra ficcato lì così. Comunque, allora, facciamo cena anche se è tardissimo, saranno tipo boh, mezzanotte, no, neanche saranno le 9:30. Allora, mangiamo il pulast, il pollo, mangia il pollo e non posso più mangiare il pane. Sono un cattivo. Se ma il pollo si doveva mangiare il pane e io non l'ho mangiato. E vabbè, andiamo a dormire. Mamma mia, se passa veloce il tempo. Comunque, vediamo un po' da qua così come sta diventando. Eh sì, ma la casa col pezzo di fango lì è bruttissima da vedere. Comunque, sta già diventando tutta un'altra cosa. È molto più artistica la mia casa. Poi stavo pensando, mentre che sono qua vicino alla casa, stavo pensando di mettere tipo la torretta che inizia qua così, va su in alto, così io mi posso vedere tutto questo bel panorama col creeper che è laggiù. Bastardo. E poi sti boschi, come ho detto nella scorsa puntata, veramente sotto gli alberi prendono l'ombra gli zombie, gli scheletri, un casino di robe, oppure ci ho sentito dei pipistrelli vicino a casa mia. E basta, comunque dai, andiamo a dormire, andiamo verso casa. Che figata, cos'è? Cos'è? Delle rose? Non mi dire, rose rosse. Oh yes, delle rose. Con le rose rosse posso solo fare il colorante rosso, credo. Non lo so, ditemelo voi, perché io queste cose qua nuove di questa versione non le so. Io ero abituato alle poche cose che avevano le prime versioni, cioè due animali e due cose messe lì. E non sono abituato a giocare con tutti sti fiori nuovi, con cazzarola di lag, con l'erba che si alza, con 50.000 cose, con un creeper l'ha attaccato al mio recinto, brutto bastardo, non entri. Dimmi solo che non ho mai lasciato aperto niente, vero? Vero che non ho lasciato aperto niente? Guardala che bastardo, guardalo che vorrebbe passare, a vendermi il folletto, bastardo, non puoi passare. Anche là è chiuso il cancello. Pure uno zombie, guardatelo. Adesso sto qua secondo me si fa il buco, mi esce da sotto il terreno. No, meno male, l'intelligenza artificiale non glielo fa ancora fare. Però sto bastardo qua, ho perso un pezzo di pane. Ok, comunque sto bastardo qua, forse, se fa il bastardo, minchia no, devo eliminare. Devo fare la cancellata qua, ma io sono a testa di cazzo. Cioè gli zombie, basta solo che fanno e mi entrano dentro. Vedete, io sono un ingegnere proprio ubriaco. Un architetto ubriaco. Ok, andiamo a dormire. E dai, possiamo concludere qui questa puntata, almeno questa. Risulta non lunga, lunghissima, come le scorse puntate che duravano 20 pussa minuti e l'ultima è durata ben 30. Dai, ragazzi, ne approfitto per andare a dormire col mio personaggio e per augurarvi una buona notte se lo state guardando di notte e un buongiorno se lo state guardando di giorno. Ciao ragazzi, e al prossimo video. Ciao ciao. Mamma mia, sti glitch, che schifo! È mattina, sì!